cosa che raccontiamo questa sera è quello che succede dopo l'8 settembre in Italia. In Italia ci sono nei campi di prigionia italiani circa 80.000 prigionieri di guerra. Sono prevalentemente prigionieri di guerra inglesi, ci sono del Commonwealth in gran parte, alcuni francesi e poi ci sono alcuni slavi che sono stati catturati durante l'invasione della Jugoslavia, alcuni greci. Allora, all'armistizio, che tra l'altro è così chiamato un po' erroneamente, perché nei fatti è una resa incondizionata che noi facciamo agli alleati, molti di questi prigionieri escono dai campi di prigionia perché i soldati italiani abbandonano le armi, se ne vanno via e quindi escono. Non sono pochi quelli che escono, sono circa 50.000 su 80.000 prigionieri, 50.000 se ne vanno fuori. E dove vanno? Vanno prevalentemente a finire sulle montagne, sulle colline in centro Italia, piuttosto che nel nord Italia, si sparpagliano. Dove vanno? All'inizio cercano di semplicemente di nascondersi e poi dopo, soprattutto quando si comincerà a organizzare delle reti di aiuto ai prigionieri alleati, andranno prevalentemente verso la Svizzera nel nord Italia. Ci sono degli studi su questi campi, su questi prigionieri, su questo loro modo di agire e soprattutto sul comportamento dei contadini e dei montanari. Sì, ci sono, anche se sono studi in parte ormai datati, cioè fatti negli anni passati, sono pochi studi. Uno è molto importante, è uno studio che fa un ufficiale inglese, Roger Absalom, il quale scrive, fa una sua ricerca, attinge gran parte delle fonti negli archivi inglesi, scrive un volume corposo che si intitola L'alleanza in attesa. Ha un sottotitolo interessante, Mondo contadino e prigionieri alleati in fuga in Italia, 1943-1945. Dopodiché ci sono alcuni volumi che riguardano i campi di prigionia alleati italiani, dove gli alleati appunto fuggono, tra cui uno che ci interessa particolarmente era qui vicino a Bergamo, a Grumello Alpiano, era il campo di prigionia PG numero 62, che praticamente si svuota. Sono circa 4.000 i prigionieri che erano lì presenti che se ne vanno sulle montagne. C'è un libro, faccio un po' di pubblicità, c'è un libro di cui io sono l'autore, che ha un capitolo specifico dedicato proprio ai prigionieri, alla via di fuga dei prigionieri tra Bergamo, Lecco e la Svizzera. Questi uomini se ne vanno fuori dai campi e incontrano, si trovano di fronte a una situazione molto particolare. Non trovano una ostilità nel mondo contadino e nel mondo delle montagne. Diciamo che il mondo contadino e il mondo delle montagne, da parte del fascismo, non aveva avuto molta attenzione. Non c'era molto entusiasmo nei confronti del regime. Le montagne sono povere,
il regime più che altro guardava verso l'industrializzazione, non ha guardato molto ai contadini delle valli sia del nord Italia che degli Appennini. Gli uomini sono in fuga e trovano nel mondo contadino, nel mondo montanaro, una inaspettata attenzione. L'ordine che viene da tedeschi e fascisti è di denunciare i contadini, i prigionieri, e in cambio si riceveranno dei soldi. Accadono anche cose di questo genere, ma non sono estremamente diffuse. Diffusa invece è questa alleanza in attesa, questa situazione che si crea, in cui non solo si riforniscono i prigionieri di vestiti e di cibo, ma li si ospita, li si nasconde e li si aiuta in qualche modo ad andare verso la Svizzera nel nord Italia. Parliamo prevalentemente questa sera dell'asse appunto qui a nord che dal campo di Grumello Alpiano porta poi verso la Svizzera. Sono percorsi estremamente diversi, estremamente articolati. Troviamo su questi percorsi, troviamo all'inizio un'attenzione molto semplice, spiccioli, di gente che aiuta le persone ad andarsene via. La meta è in genere la Svizzera. Dopo l'8 settembre, i confini con la Svizzera nel nord Italia sono attraversati da tanta gente, dai militari italiani che hanno abbandonato l'esercito e che nella zona di Tirano c'era una caserma, Tirano, la caserma praticamente si svuota e tutti passano dall'altra parte. C'erano in Italia presenti gli ebrei stranieri, ebrei che venivano da altri paesi invasi precedentemente dai nazionalsocialisti che erano scappati in Italia. E con l'8 settembre si trovano un po' inguaiati e cercano di andarsene via. Da Laprica ospitava, Laprica siamo in Alta Valtellina, ospitava 220 ebrei, i quali riescono tutti a fuggire in Svizzera, aiutati da parecchie persone. Poi ci sono gli antifascisti che hanno i soldi, insomma, perché gli svizzeri, quando passi dall'altra parte, verificano se puoi sostenerti da solo. Se puoi sostenerti da solo, ti accolgono volentieri. Se non puoi sostenerti da solo, le cose sono un pochino più complicate. Per cui tutti cercano di andare verso questa zona. Come reagiscono le formazioni, i primi gruppi organizzati di antifascisti in Italia che si ritrovano attorno al CLN che viene organizzato a Milano? Trovano una prima rete che aiuta questi alleati, questi prigionieri. È una rete che viene formata da un ingegnere Giuseppe Bacigalupi, un ingegnere che lavorava alla Facce Standard, alla moglie inglese, a una villa sul Lago Maggiore, vicino al confine con la Svizzera. E comincia all'inizio in maniera molto episodica a aiutare i prigionieri. Poi abbiamo quella che potremmo chiamare la rete cattolica, che è formata dalle parrocchie, dai parroci e dalle associazioni cattoliche che erano state sciolte dal fascismo
nel suo crescere. E soprattutto gli scout, abituati un po' ai boschi e un po' alle montagne, aiutano, creano, collaborano alla creazione di questa rete. Poi troviamo il fai da te. Ci sono contadini e montanari che si assumono la responsabilità di accompagnare verso i passi che consentono di andare in Svizzera questi uomini che sono in fuga. E poi, da ultimo, c'è questo aiuto estemporaneo che viene dato dai contadini e dai montanari a queste figure che magari bussano alla propria porta, alla porta della baita, alla porta della cascina, per cercare di mangiare qualcosa, cercano dei vestiti. Ci sono prigionieri anche che restano, soprattutto in centro Italia. Questo non si verifica qui in maniera massiccia nel nord, si verifica soprattutto in centro Italia. Ci sono prigionieri che restano, che si organizzano. Ci sarà una formazione militare che della resistenza, che con l'andare si strutturerà, sarà formato tutto da ex prigionieri che sono fuggiti, anche prigionieri dei tedeschi. È un mondo estremamente composito, non lineare, dove diciamo che le varie reti che si andranno a strutturare gradualmente non hanno una struttura così formale da dire questa è la rete dei parroci, questa è la rete del CLN, questi sono quelli che fanno per conto loro e così via, ma si intersecheranno, ci saranno parroci che risulteranno essere dei collaboratori attivi degli ingegneri Bacciagalluppi, e ci saranno persone diverse. Per esempio, il Partito Comunista non si impegna in maniera diretta nell'organizzazione degli espatri, cosa che invece succede per il Partito d'Azione, ma ci saranno figure del Partito Comunista che lavoreranno molto assieme ai sacerdoti e agli uomini del Partito d'Azione per organizzare la fuga. Pensare di raccontare questa cosa in maniera estremamente semplice e lineare è abbastanza difficile. Va da sé che quello che i prigionieri trovano è, sotto certi aspetti, un mondo a parte. E forse questo fatto di avere comunque un mondo contadino e un mondo montanaro che non ha un atteggiamento uniforme, uguale da tutte le parti, che non si presenta né come un muro nei confronti dei prigionieri alleati, ma neppure, se vogliamo, li accoglie a volte i prigionieri a braccia aperte. Ci sarà sempre un modo di muoversi un po' sul filo del rasoio. Nonostante questa apertura, tenete conto che ci saranno parecchi prigionieri che si fermeranno in Italia, perché poi le vicende di ognuno, si potrebbe dire che gran parte delle vicende di questi prigionieri sono diverse uno dall'altro. In Alta Val Brembana, nel gennaio del 1945, scoprono che a casa di una contadina ci sono due inglesi, sono lì praticamente dall'8 settembre. No? La signora aveva qualche mucca, qualche capra, da accudire, era sola, aveva bisogno di manodopera, e quindi loro si sono fermati
hanno supplito alla mancanza degli uomini, no? Questo è un altro elemento. La vicinanza tra i contadini e gli ex prigionieri genererà anche tutta una serie di relazioni sentimentali che a fine guerra alcune di esse si trasformeranno in matrimoni formali, resteranno qui. Questo episodio dei prigionieri non dura in maniera uniforme per tutti i 20 mesi della resistenza. Avrà dei picchi in cui i prigionieri si presenteranno soprattutto, ripeto, nella zona del Comasco, in prossimità della frontiera in maniera massiccia, e sono chiaramente i mesi che vanno dal settembre al gennaio, dal settembre del 43 al gennaio del 44. E poi diciamo che dal dicembre del 43 cominceranno a scemare, cominceranno a rientrare, a diminuire, anche se qualcuno ci sarà sempre fino alla fine della guerra. Negli ultimi mesi del 45, gennaio, febbraio e marzo del 45, saranno pochissimi, saranno proprio una decina i prigionieri che riusciranno a passare il confine, insomma. Mentre all'inizio sono tanti. Allora, la rete di Baciagalupi è una rete strutturata, organizzata. Lui è un ingegnere e porterà dentro a questo tipo di struttura un'organizzazione formale ben precisa, e cioè l'organizzazione si baserà su degli agenti in zona. Questi agenti si appoggeranno a dei subagenti, i quali gestiranno poi i prigionieri. Ci saranno dei report che verranno ricentralizzati ogni volta che il prigioniero attraversa la frontiera, e il numero dei prigionieri che vengono gestiti dalla rete di Giuseppe Baciagalupi sono circa 1750. Di ognuno di loro si ha nome, cognome, indirizzo, reparto e così via. No? Il fondo è gestito dall'Istituto Nazionale del Movimento di Liberazione Italiano, ex Istituto Nazionale del Movimento di Liberazione, oggi Istituto Pari di Milano, a cui sono, alla fine della guerra, il CLN deposita questo fondo Baciagalupi. Come si muovono questi prigionieri e come arrivano accompagnati, no? Accompagnati arrivano in zona, hanno un'indicazione di dove andare, di chi incontrare, e poi dopo le staffette li portano ad agio d'agio attraverso la frontiera. Nella nostra zona, diciamo, probabilmente arrivano sull'asse Bergamo-Lecco, arrivano circa 500 prigionieri, di cui 400 transiteranno nella zona dell'Alto Lago di Como, tra Dorio, Dervio e Bellano. Andranno dall'altro lato del lago di Como, e dopodiché nella zona di Santa Maria Rezzonico, poi passeranno in Val Cavarnia, e dalla Val Cavarnia raggiungeranno, insomma, no, il confine con la Svizzera. Ci sarà questo tipo di transito. Allora, identificare un solo percorso non è facile, no?
Perché poi nella realtà i percorsi sono estremamente articolati, estremamente diversificati. C'era una testimonianza di Don Piero Rigoni, che era parroco a Morterone, e lui dice, lui faceva anche, era parroco, ma faceva anche il maestro scolastico, lui dice, utilizziamo le cartine che avevamo in classe per indicare a queste persone dove, verso dove dovevano andare, dopodiché queste persone se ne andavano. È chiaro che le parrocchie sono un punto di riferimento fondamentale, al di là che si vedono, c'è il campanile, insomma, no? Però sono anche il luogo in cui, dopo l'8 settembre, il basso clero, i parroci, i coadiutori prendono in mano questa situazione, ma non solo. Il basso clero era stato sostanzialmente estromesso dalla vita come si svolgeva prima del fascismo. In mano loro c'era l'educazione dei giovani. L'educazione dei giovani era praticamente delegata alle parrocchie. Col fascismo questa cosa cambia. Il loro intervento, pensiamo al sabato fascista, alle manifestazioni domenicali, tutta l'organizzazione della gioventù che il fascismo mette in atto, il Balilla, i giovani fascisti e così via, tutto il premilitare che viene fatto nel tempo libero. Sono tutti momenti che prima i sacerdoti gestivano e che poi non vanno più a gestire. È un po' come l'assistenza che si sviluppa sempre in quel momento ai giovani, anche meno giovani, dell'esercito che se ne vanno sui monti e cercano e rifiutano l'adesione alla Repubblica Sociale. Rinascono tutta una serie di forme di carità, di assistenza, che prima del fascismo erano appannaggio di quel settore sociale che noi possiamo individuare come la piccola media borghesia, e che invece durante il fascismo queste cose vengono prese in carico dallo stesso fascismo. Il regime totalitario, qualunque tipo di regime totalitario, in genere si pone l'obiettivo di gestire la vita degli individui da quando nascono a quando muoiono. Pur in mezzo a tante contraddizioni, anche questo comunque succede anche in Italia. Durante il fascio scompaiono le case della carità nei paesi e viene installato nei comuni l'ECA, l'ente comunale di assistenza. Con la caduta del fascismo, con lo sfascio dello Stato, con la fuga ignominiosa di generali e compagnia cantante che abbiamo ben presente, i sacerdoti, quelli che vivevano negli oratori, quelli che vivevano nelle parrocchie dei paesi e così via, riprendono fiato. Non è, a ben vedere, un antifascismo, è quello che normalmente si chiama un afascismo. Non sono fascisti, e questo loro afascismo si sviluppa principalmente appunto nell'aiuto ai prigionieri, agli ex prigionieri alleati e aiuto agli sbandati che sono sui monti. Per cui gli uomini si muovono un po' non in maniera ben precisa, lungo precise direttrici, ma cercando di volta in volta di trovare il punto d'appoggio in una parrocchia piuttosto che in un altro, piuttosto che in un altro ancora. E questo vedremo che
non lascia i sacerdoti in al sicuro dalle reazioni dei fascisti. Nella nostra zona, uno dei punti di transito era la zona di Calozio Corte, e poi c'è che era fisicamente al confine tra le chiese, la Bergamasca, ma anche verso la pianura. Tenete conto sempre che i prigionieri vengono dalla zona di Grumello Alpiano, che è vicino a Bergamo, e quindi sì, il loro modo di andare è quello di andare verso le montagne della Bergamasca prima e poi dopo passare di là. L'altra zona è quella della Val Brembana, in cui si infilano dentro. Vengono aiutati in queste situazioni anche da alcuni prigionieri che lavoravano fuori dai campi di prigionieri. A Bergamo, nell'ospedale della Clementina, lavorava un prigioniero del Commonwealth, George Tigorian, era nato a Gerusalemme, e lavorando fuori dal campo e lavorando in un ospedale, aveva tutta una serie di contatti con i cittadini, con le persone che si trovavano. In particolare, lui aveva i contatti con alcune famiglie della Valtellina. Poi ci sono i prigionieri che fuggono e decidono di essere parte attiva di queste fughe, no? Giuseppe Putinar è un prigioniero slavo, era nato in provincia di Trieste, comunque era slovenio, no? E lui parlava bene l'italiano, e lui si ferma, non va verso la Svizzera, ma aiuta altri prigionieri a organizzarsi e ad andare verso la Svizzera. Quindi si creano delle situazioni in cui c'è il personale locale, i contadini e i montanari che forniscono aiuto, che forniscono i passaggi, le guide, e ci sono altri prigionieri che aiutano i prigionieri a organizzarsi, che aiutano i prigionieri a mettersi insieme, banalmente che fanno anche da interpreti, insomma, no? Perché non sempre tutti riuscivano a esprimersi bene. E questo crogiuolo di figure che si mette in moto accompagna i prigionieri verso la Svizzera. Altrove, negli Appennini, questo crogiuolo si ferma e saranno anche dei piccoli semi per organizzazioni armate e combattenti della Resistenza. C'è questo andare, insomma, no? E questa situazione che si crea, sempre molto, molto movimentata, mai tranquilla, no? Si attraversa, quando riescono, e la gran parte ce la fa, insomma, si attraversa il lago di Como, dal lago di Como, nella zona di Santa Maria Rezzonico, ci si dirige verso la Val Cavarnia, e lì in Val Cavarnia generalmente si cerca di trovare un punto di passaggio senza incappare nelle guardie di frontiera. È chiaro che, andando avanti nel tempo, le frontiere diventano un attimino più controllate, ma diciamo che negli ultimi mesi del 43 e anche nei primi mesi del 44
il controllo delle frontiere in parte è molto lasco e si riescono a trovare i buchi per passare in mezzo. Non tutto fila liscio. Nella nostra zona si ha all'inizio, dopo l'8 settembre, un tentativo di una banda armata attorno ai piani di Erna, che poi prenderà il nome nel dopoguerra di banda Carlo Pisacane. È il Partito Comunista che tenta questo sviluppo. Lo sviluppo non andrà a buon fine, nel senso che è un primo tentativo molto difficile e un grosso rastrellamento tra l'ottobre e gli inizi di novembre la distruggerà. Resteranno in piedi però tutta una serie di persone, di figure che coordineranno il passaggio dei prigionieri e nello stesso tempo manterranno un po' di, diciamo così, riusciranno a mandare insomma un po' di viveri in soldoni in montagna a un po' di persone che sono riuscite a restare alla macchia, senza pensare però di essere di fronte a strutture organizzate. L'unica struttura organizzata è questa qui, anche se informale, del Fondo Valle per il passaggio dei prigionieri. E su questa struttura che c'è sul Fondo Valle per il passaggio dei prigionieri, verso la fine di gennaio 44, e questo durerà fino all'aprile del 44, si scatena una dura e pesante repressione da parte dei tedeschi. Bergamo era sede del comando della struttura formale di organizzazione di controllo militare che c'è in Italia delle province, è la Militärkommandantur 1016, e a Bergamo risiede anche un distaccamento della polizia di sicurezza dell'SS, il Sicherheitsdienst. È questa struttura che coordina la repressione nei confronti della struttura che agevola la fuga dei prigionieri. A fine febbraio del 44 viene catturato una prima persona, Luigi Sartirana, che fa riferimento a Guido Brugger. Guido Brugger è un militare, è un capitano dell'esercito, che assieme a sua mamma, a suo padre, a sua moglie, ha strutturato un gruppo di coordinamento per aiutare i prigionieri a superare la zona del triangolo lariano e di andare verso la Svizzera. Viene catturato il 20 gennaio, a lui farà seguito tale Giuseppe Carrara di Calozio Corte i primi giorni di febbraio, poi il 10 sarà la volta di un Angelo Fergerio a Bergamo e altre due figure a Calozio Corte. Nello stesso tempo si cercherà anche di colpire i punti di appoggio in montagna. A Bazio, il 20 febbraio, vengono uccisi a Pisciola Alta tre civili e uno viene catturato. Il 21 febbraio, il giorno dopo, presso le baite di Ceresola, che sono verso Val Torta, verso la Val Brembana, vengono fucilati tre civili. Fino a che, sempre a fine febbraio, si scatena a Calozio Corte una caccia, diciamo così, ai sacerdoti. Sono quattro i sacerdoti di Calozio Corte che vengono presi di mira,
Don Achille Bolis, Don Tommaso Rota, Don Giovanni Baldini e Don Giacinto Frigeri. Viene anche catturato un civile, Luigi Ferrario. Alcuni di costoro, come Luigi Ferrario e Achille Bolis, vengono trasferiti a San Vittore. Achille Bolis è il parroco di Colozio Corte, è anziano, viene percosso brutalmente e morirà a San Vittore. Gli altri verranno poi rilasciati col contagocce dopo, alcuni giorni dopo. La figura centrale è Don Giacinto Frigeri, il quale ha tutta una serie di contatti a Tirano in Valtellina e quindi era il, si può pensare fosse il punto su cui ruotava la rete per l'espatrio utilizzando la zona di Tirano in Valtellina. Ma tutto non finisce ancora qui, perché gli arresti di questo gruppo, ma anche se guardiamo bene, che riguardano questa zona, si dilungano nel tempo. A fine marzo a Colozio Corte padre e figlio, i Rosa, Giovanni e Giuseppe sono catturati e qui con loro già abbiamo visto che a Pesciola, sulle Baite, in montagna, le cose non sono andate molto bene per chi aiutava i prigionieri, ci sono stati morti, sono stati uccisi, assassinati, tre a Pesciola e fucilati gli altri a Ceresole. I Rosa finiscono a Mauthausen, in particolare finiscono a Güsen. Giovanni Rosa morirà il 3 febbraio del 45, Giuseppe Rosa morirà il 28 aprile del 45 a Güsen. Sempre il 24 marzo e sempre a Calozio Ernesto Cattaneo e finirà assassinato il 26 gennaio del 45, sempre in campo di concentramento a Güsen, un medico condotto di Calozio, non è giovane, verrà comunque anche lui catturato, deportato, finirà a Buchenwald e morirà ad Ora il 15 febbraio del 45. Anche il responsabile della rete di Baciagalupi nel Lecchese era Enzo Locatelli. Enzo Locatelli era un tecnico della Face Standard, ditta dove lavorava Giuseppe Baciagalupi, il quale aveva la possibilità di muoversi perché operava sull'installazione telefonica all'esterno della ditta e quindi si muoveva, poteva muoversi. I fascisti lo aspettano una sera, rientro dal lavoro in fabbrica, e lui ha purtroppo la valigia che è piena di armi. Lo catturano. La sua vicenda è particolare perché lui viene catturato, viene portato a San Vittore, da San Vittore parte per andare a Bolzano, ma durante il trasferimento, durante una sosta di trasferimento, lui riesce a scappare. Riesce a scappare e questa volta decide di essere lui l'ex prigioniero che va in Svizzera. Perché c'è una cosa che va considerata di questi uomini. E cioè qui siamo di fronte a persone che accompagnano i prigionieri verso la frontiera e poi ritornano a casa. Cioè non fanno il passo successivo, cioè vado anch'io in Svizzera.
No? Noi spesso siamo abituati a dire ah, quello là è fuggito in Svizzera durante il fascio, è fuggito in Svizzera, è andato in Svizzera, è scappato. Queste figure non scappano. Racconta un impiegato della Dalmine, lui dice io partivo alla sera, uscivo prima dal lavoro, recuperavo i due, tre prigionieri che dovevo portare, salivo sul treno con questi prigionieri, arrivavo a Bellano e a Bellano cercavo, avevo una persona di riferimento, era Renato Cameroni, soprannominato il comunista. Dovevo cercare lui, a lui consegnavo i prigionieri e lui pensava a fargli attraversare il lago e a portarli dall'altra parte. E io risalivo sul treno e tornavo a casa. Ecco, provate a pensare a quello che torna a casa perché il giorno dopo deve fare ancora quel percorso e poi lo farà magari dopo altri due o tre giorni e poi lo farà ancora. Cioè, chi ha superato la frontiera si trova tutto sommato al sicuro. Chi invece arriva alla frontiera e torna indietro ha bisogno di una motivazione non indifferente a tornare indietro, perché non ci vuole poco, o meglio, ci vuole sì qualcosa per andare anche dall'altra parte. Enzo Locatelli cerca di fare, anche lui questa volta dice, qui mi hanno beccato, cerco di fare anch'io quello che va di là. È successo a Don Facchinetti, parroco di Rezzonico, a un certo punto, di dover fuggire e fare anche lui il prigioniero che va in Svizzera, perché ormai era talmente bruciato che stavano per mettergli il sale sulla coda e quindi se n'è andato in Svizzera. Enzo Locatelli cerca di passare dall'altra parte ma non ce la fa. Gli sparano e lo feriscono e sotto certi aspetti questa ferita lo salverà. Dovranno metterlo in ospedale, qui inizierà tutta una trafila in cui la sua gamba non guarirà mai e tirerà la fine della guerra. Resterà con un segno, cioè una gamba un pochino più piccola dell'altra, ma comunque lui riesce a non finire in campo di concentramento. Chi invece finisce in campo di concentramento e Guido Brugge, lì arrestano lui, arrestano tutta la famiglia, il padre, la madre e la moglie, arrestano tutti, poi gli altri, padre, madre e moglie, verranno lì lasciati, lui invece viene portato anche lui prima a San Vittore e poi dopo a Mauthausen e morirà a Güssen molto presto, il 26 novembre del 44. E qui siamo già nel maggio del 44, quindi come vedete abbiamo iniziato questa storia della repressione a fine gennaio e siamo arrivati a maggio. Assieme a tutte queste persone ce ne sono anche altre che in maniera diretta riguardo al passaggio dei prigionieri non c'entrano in maniera diretta, sono i componenti di una missione americana che viene, italo-americana, che viene paracadutata ai piani dell'Alben, sono Carioni, Biagioni, che vengono catturati e finiranno anche loro, Biagioni finirà nel campo di concentramento a Mauthausen, Carioni finirà a Fossoli e verrà fucilato a Fossoli. Ma assieme a loro ci sono anche tutta una serie di altre figure, le tre sorelle Villa, quattro sorelle Villa di Lecco, che erano un punto di riferimento per i prigionieri, altre figure
figure lecchese, no? E si andrà avanti con queste catture fino a praticamente alla fine di maggio, no? Luis Biagioni e Emanuele Carioni appunto finiranno a Fossoli, poi Carioni verrà fucilato, Biagioni finirà ai campi di concentramento a Mauthausen. Ci sono anche altri tre lecchesi che sono stati catturati in questa grande operazione che dura alcuni mesi e che ha l'avallo che denota l'importanza di questa operazione, avrà avrà l'aiuto, i tedeschi avranno l'aiuto da parte di una spia. Sembra assurdo, ma è una classica, sembrerebbe un film se non fosse una triste realtà, è una donna, Elena Ambrosiak, è una spia, è polacca, lei è una spia dei nazisti, che sposa una persona del luogo e attraverso questo sposalizio entra in contatto con tutta la rete che possiamo anche chiamare con un po' di larghezza di vedute antifascista, che aiuta i prigionieri a fuggire e che ne decreterà sostanzialmente la fine di questa rete. Al Cibeno sono fucilati appunto altri tre lecchesi, Antonio Colombo, Luigi Frigerio e Diego Minozio. Quest'ultimo non è direttamente impegnato con la fuga dei prigionieri alleati, ma è impegnato nel sindacalismo clandestino, nelle fabbriche di Lecco. Ecco, questo panorama che io ho fatto è quello di questi gruppi, questo che se ne vanno, questa situazione, questo settore sociale dei contadini e dei montanari che non è mai rientrato in maniera, diciamo così, esaustiva, chiara, nei processi della resistenza. Abbiamo sempre visto i contadini e i montanari come coloro che aiutano i resistenti. In questo caso non sono degli ausiliari, sono dei protagonisti. I protagonisti che però sono un po' particolari. Ripeto, non sempre i contadini hanno avuto atteggiamenti positivi in queste situazioni qua. Coi partigiani si può dire che le questioni erano sul filo del rasoio, bisognava stare attenti. Lo raccontano alcuni classici della resistenza, come appunto la guerra dei poveri di Nuto Revelli, ma troviamo situazioni in cui i contadini che recuperano per esempio parte dei lanci si rifiutano tassativamente di riconsegnarli ai partigiani, rischiano anche la fucilazione in alcune situazioni, ma non demordono. In altre situazioni invece diventano protagonisti di un modo di diverso, se vogliamo, di esprimere il loro antifascismo, perché poi alla fine alcuni di loro verranno catturati e fucilati, alcuni finiranno in campo di concentramento, alcuni verranno processati, in modo estremamente vario, articolato, diverso, insomma, una realtà che è passata e passa, se vogliamo, ancora oggi, a mio parere, in maniera così quasi sottobanco. Se vi capiterà un giorno di avere tra le mani
Il libro di Roger Absalom, L'Alleanza in Attesa, trovate che questo volume, che è presente anche nel sistema bibliotecario lecchese, è uscito dalle biblioteche 3 volte. Una volta nel 2012, una volta nel 2014 e una volta nel 2023. Ecco, per darvi un'idea di come questo argomento che Roger Absalom cerca di trattare in maniera profonda sia sottovalutato. Sono invece gli inglesi, storici inglesi, che ancora oggi si danno da fare per vedere, per rintracciare, per capire come i loro soldati sono riusciti ad attraversare la Svizzera. Io sono entrato in contatto in maniera fortunosa, direi, con un maggiore inglese, Randall Nicol, che sta facendo questa ricerca, e lui mi ha passato due storie che io adesso vi racconto brevemente in questa chiusura, che hanno davvero qualcosa di incredibile. Il primo è la storia di un sottufficiale di prima classe, Cecil Metcalfe. Lui viene catturato assieme ad altri a Chiavari. A Chiavari c'era il campo di prigionia 52. Il 12 settembre viene catturato a Chiavari. Vengono portati verso la Germania in treno. A Verona sono in 4 e riescono a fuggire dal vagone in cui sono lì. Fuggono togliendo la presa d'aria. Riescono ad acquistare, a trovare degli abiti civili e gironzolano verso nella zona di Peschiera del Garda, poi vanno verso sud, a un paese che io ho capito è Buttapietra, girano lì fino a che riescono a trovare delle indicazioni e vanno fino a Bellano. Siamo arrivati a Bellano. Lì rubano una barca e vanno dall'altra parte. Dall'altra parte arrivano a Menaggio e sono catturati dai fascisti della GNR, si capisce da come vengono descritti, i quali li prendono e li portano a Como. Da Como li caricano sul treno e li portano di nuovo verso Bergamo. Riescono a scappare ancora, qui siamo sempre in 4. Scappano ancora e vanno verso Chiavenna. Arrivano verso Chiavenna e 3 riescono a passare in Svizzera. Probabilmente da Villa di Chiavenna riescono a passare attraverso le maglie e vanno in Svizzera. Dovete tenere presente che loro raccontano queste storie quando arrivano in Svizzera e vengono interrogati dagli ufficiali inglesi che li aspettano e che redigono tutto il verbale del loro rientro. 3 riescono a passare di lì. Lui resta solo e trova le indicazioni che gli vengono date, sale nella Val Codera, si fa tutta la Val Codera, attraversa il passo della Teggiola a 2400 metri, scende a Bondo con i piedi, inizi di congelamento ai piedi. Viene ricoverato all'ospedale di St. Moritz e gli salvano i piedi, che ha dell'incredibile come. Ecco, questo è il classico esempio di un prigioniero, un gruppo di prigionieri, sono in 4, che riescono a muoversi con l'aiuto delle persone che trovano durante
il percorso. Questa storia di attraversare il lago, andare a Menaggio e da lì andare su, è costata la vita a un milanese che era sfollato da Milano con la famiglia, era andato a Varenna, aveva trovato un posto dove ricoverare la famiglia e lui a Ravenna, era del 1889, quindi non era giovanissimo, e si deve inventare il lavoro. Insomma, un po' di contrabbando, avanti e indietro per il lago, fino a che porta di là dal lago, da Varenna a Menaggio, due inglesi. E anche lui, all'arrivo a Menaggio, il 26 marzo del 44, trova gli uomini della GNR, i fascisti, che lo arrestano. Lui finirà prima a San Vittore, poi a Fossoli e poi a Mauthausen, dove morirà il primo febbraio del 1945. Qui invece, anche qui, è l'ultima storia che raccontiamo. Sono due questa volta gli inglesi, i quali hanno trovato un appoggio nel gruppo di Baciagalupi. Sono passati da Milano, venivano da un campo di prigionia nella zona di Pavia, sono arrivati a Milano, hanno trovato probabilmente i contatti già prima, devono prendere il treno, scendere a Morbegno, lì devono trovare una guida. Loro scendono a Morbegno, ma la guida non c'è. Non si perdono d'animo, attraversano l'Adda e con calma, diciamo, raggiungono la Val di Mello, in Val Masino. Da lì salgono, e questo è avvenuto, loro non lo raccontano bene, dicono che non c'era la guida e allora hanno attraversato l'Adda e poi hanno chiesto l'indicazione e sono stati mandati in Val di Mello. Quindi c'è stato un primo pezzo che probabilmente hanno fatto da Milano in avanti con delle indicazioni ben precise, poi dopo qui vanno sull'indicazione che probabilmente la gente fornisce a loro, no? Io mi sono immaginato un attimino come potevano muoversi. Ti fermavi, chiedevi a qualche pastore, in qualche baita, se avevano necessità di qualche lavoro, in cambio di qualche lavoretto ti davano qualcosa da mangiare e poi dopo partivi, il giorno dopo andavi da un'altra parte. Loro salgono nella Valle di Zocca, oggi anche allora era conosciuta per la presenza di un rifugio Lievi, lungo il Sentiero Roma. Notate il nome, no? Il Sentiero Roma era riguardo alla marcia di Roma, la presa del fascismo e così via. Attraversano anche loro un passo, non sono dei passi alpinistici, sia il passo della Teggiola sia il passo di Zocca. Tenendo conto che allora c'era parecchia neve e c'era anche qualche piccolo ghiacciaio, questo rendeva più facile la discesa, no? Sia la salita sia la discesa. Questa volta loro non hanno problemi di congelamento, riescono a scendere, trovano il primo svizzero che trovano e li portano giù. Ecco, questa è un po' tutta quello che possiamo immaginare oggi, insomma, in maniera un po' veloce, senza essere stato pesante, immagino. Quello che possiamo immaginare sia stato allora il travaglio di alcuni uomini. Resta sempre una cosa interessante, che è il comportamento dei contadini e dei montanari. Comportamento che, al di là di Roger Absalom, non ha trovato
nessuno che studiasse a fondo questo loro modo di muoversi. Io termino, credo di avere superato anche l'ora canonica che uno si impone, che sono i massimo i 60 minuti. Ricordo ancora che ci sono avventure, ma sono anche pezzi della nostra storia che vale la pena ricordare, perché comunque ci sono stati montanari e contadini che in un modo o nell'altro ci hanno lasciato la vita, compresi due responsabili del servizio di aiuto agli alleati, che sono Kasman e Tarantini, che vengono, Kasman viene ucciso in un conflitto fuoco a Milano, Tarantini è catturato e poi fucilato a Torino. Grazie, spero di non avervi annoiato. Se ci sono domande, sono qua.
Siamo tutti silenti. No, comunque, cioè, io domande no, però comunque volevo ringraziarti, cioè, altri spunti, cioè, per continuare a ricercare, nel senso che la cosa che immaginavo anche quei sentieri che attraversano per, cioè, per poter fuggire, cioè, a volte vedo, cioè, io faccio, faccio fatica con tutte le attrezzature. Immagino loro che, cioè, non erano molto attrezzati per fare questi passi, cioè, penso che neanche i ramponi avessero. Comunque la perseveranza e la voglia di salvarsi, ecco, li ha spinto in questo. Ci sono quelli che comunque restano, eh. Nelle nostre parti sono sono pochi, non avranno... In altre, soprattutto in Toscana, Emilia, sull'Appennino tosco-emiliano, restano e combattono, insomma, questi prigionieri. Non c'è solo, diciamo così, la via di fuga, no? C'è anche quelli che decidono di restare a combattere. Forse a volte io dico che sono proprio loro che magari con la loro presenza, con le loro memorie, che non sono sempre belle, diciamo, nei riguardi dei resistenti, possono anche avere creato un attimo di, diciamo così, di attrito o di, ma non andiamo a guardare tanto a fondo, perché loro erano noi. Da noi no, da noi vanno via, e bisogna sempre tener conto che il prigioniero è considerato da parte dell'esercito a cui appartiene non più in grado di combattere, perché il fatto della prigionia incide sullo spirito del combattimento, per cui loro apprezzano, gli inglesi apprezzeranno sempre il lavoro fatto dagli italiani che hanno aiutato i loro militari a scappare, ma non premeranno troppo sugli svizzeri per averli prima della fine della guerra. Una cosa che, visto che c'è silenzio, che mi sono dimenticato, ed è un atteggiamento estremamente bello, non ho altri termini, che alcuni degli italiani che collaboreranno a queste fughe avranno fine guerra. A fine guerra l'amministrazione alleata diffonderà per tutti i paesi dei manifesti, dei volantini, in cui si chiede a chi ha aiutato i prigionieri a fuggire e così via, e ha anche sostenuto delle spese, perché bisognava dargli da mangiare, bisognava dargli dei vestiti, bisognava pagare i biglietti del treno, tanto per essere molto terra a terra quando si prendeva il treno, di presentare le loro richieste, che sarebbero state appianati tutti i debiti che i prigionieri avevano contratto. E non tutti presentano queste richieste. E personalmente mi aveva molto colpito la lettera di Don Fracchinetti, il parroco di Santa Maria Rezzonico, il quale scrive a responsabile questo ufficio e dice: guardate, se mi volete dare un riconoscimento, una pergamena da appendere nel mio studio, va bene, tutto quello che mi fa piacere,
Però se dovete darmi dei soldi, dateli ai miei parrocchiani che mi hanno aiutato in questo periodo, insomma, che si sono messi a disposizione in quel periodo. Ecco, e ci sono stati anche altri che non si sono fatti neanche vivi, insomma, no? Niente, abbiamo fatto e è morta lì, insomma, no? Ecco. Il lavoro dell'ufficio di Bacigalupi è un lavoro documentato, cioè presso, l'ho detto prima, presso l'archivio dell'Istituto del Movimento di Liberazione Italiano, Nazionale Italiano, a Milano, c'è il suo fondo in cui ci sono anche i nomi degli agenti, dei collaboratori, sono delle schedine in cui c'è il nome di chi ha ospitato, ha accompagnato il tal militare, per quanti giorni, c'è tutto. E poi ci sono anche le risposte a questo appello dei militari, degli alleati. E poi ci sono alcune cartelle molto interessanti da andare a vedere, che sono dei singoli, per esempio quella sulla famiglia Brügger, molto, molto chiara, molto esplicita su cosa questa famiglia ha fatto e su come il Guido Brügger paga la sua attività. Insomma. Tra l'altro, appunto, è una storia che potrebbe tranquillamente uscire dalle leggende, perché poi sono passati da questa zona antifascisti, disertori, renitenti, ebrei, insomma, quando invece per far passare due persone ce ne volevano come appoggio, ci volevano una decina di persone d'appoggio. E andava ancora bene. Ecco, è una storia che si può raccontare per filo e per segno senza timore di incappare in errori grossolani. Va bene, Gabriele, una cosa. Non vorrei, come al solito, fare come sono stato definito l'altra volta, non esplicitamente la parte del cattivo. Ma ascoltando quello che hai raccontato, è chiaro che adesso io provo a fare una differenza tra la rete organizzata di aiuti e gli aiuti più individuali, più spontanei, verso queste migliaia di prigionieri di guerra in fuga. Perché quello che mi ha colpito è quando dici che questi prigionieri non trovano ostilità nel mondo contadino e nel mondo delle montagne, anzi dici un'inaspettata attenzione. Poi mi fa venire in mente, ad esempio, possibili atteggiamenti quindi di solidarietà piuttosto che di atteggiamenti caritatevoli e via ancora. Ecco, mi ha colpito perché in realtà tanto, però al tempo stesso ho letto di in tante occasioni di atteggiamenti diversi, molto diversi, senza per questo voler generalizzare, da parte dello stesso mondo contadino e del mondo delle montagne nei confronti dei gruppi partigiani. Nel senso che la metto giù in modo, diciamo, brusco, ma vorrei che, visto che ci capiamo, sai cosa intendo. Questi prigionieri hanno questo aiuto
perché magari, non dico, ripeto, assolutamente lo dico sempre in una gran parte delle occasioni, però mi viene in mente questo. Questi prigionieri vengono, stanno poco, se ne vanno. E diversamente dai gruppi partigiani che invece portano, la loro presenza porta a rastrellamenti, cascine bruciate, persone prese in ostaggio, animali uccisi o requisiti, raccolto bruciato o requisito. Quindi mi viene in mente che fosse più facile per la gente contadina di montagna, più facile con 12 virgolette davanti e dietro, rispetto a riuscire a convivere con un mondo partigiano che portava guai. Ecco. Allora, bisogna guardare la geografia. Quello che dici tu potrebbe essere vero per quanto riguarda la nostra zona. Cioè qui la gente arriva, passa e generalmente può andare via, no? Poi ci sono anche in questa zona qui le cose, adesso non voglio scendere in certe situazioni che paiono da romanzo rosa, ma ci sono situazioni in cui i prigionieri si fermano, no? E stanno lì per mesi. E alcuni, ti ripeto, stabiliranno relazioni sentimentali con le persone del luogo e poi dopo la guerra le sposeranno. Altri si troveranno in situazioni brutte perché a fine guerra torna il marito. E allora c'è anche qualche caso che fa sorridere, insomma, no? Che finiscono in tribunale, no? Marito e moglie. Ecco, però al di là di questo elemento, così dico, non tanto di colore, perché poi le questioni sono anche pratiche, insomma, no? Cioè, c'è una signora Abruzzano, che viene accusata, gli trovano in casa due inglesi, chissà perché sempre due inglesi, vabbè, si trovano in casa due inglesi, no? Lei viene processata, non viene, ma lei viene processata non perché c'è in casa gli inglesi, ma perché ha avuto relazioni intime con uno dei due. E quindi lei, che è tedesca, che è di razza ariana, ha messo in crisi, rischiava di mettere qualcosa di impuro nella sua razza. Cioè, in queste situazioni, no? Anche dove ci sono le montagne. Ma una situazione completamente diversa è negli Appennini. Negli Appennini restano lì molti inglesi. Restano lì per tutta la resistenza. Anche perché poi gli inglesi si accorgono, sanno di questa situazione e paracadutano una figura che diventerà strafamosa, Gordon Lett. Paracadutano lui, quest'uomo, col compito di radunare e coordinare i prigionieri che sono in giro per i boschi, che magari, come racconta in maniera divertente in alcune pagine Roger Absalom, no? Si installano in casa di qualcuno e gozzovigliano da mattina a sera in casa di questa persona qua, no? La quale spera che poi a fine guerra gli ridiano tutti i soldi che questi qui gli hanno bevuto e gli hanno mangiato. Ecco. Cioè, non è così omogenea, no? E ci sono anche casi in cui i contadini denunciano la presenza dei prigionieri, no? Attenzione. Cioè, ce ne sono, no, ma ma sono una netta minoranza. Dimostrano che ci poteva essere anche questa cosa, ma sono una netta minoranza. Nell'Appennini dell'Italia centrale restano lì praticamente fino a, perché non riescono ad andare facilmente né a nord né a sud. Termini molto semplici.
L'attraversamento delle linee di combattimento non è una cosa che tu puoi fare semplicemente. È vero, c'è qualcuno. Noi abbiamo trovato in maniera, nostro amico ha trovato in maniera fortunosa un diario di una signora che da Rovigo portava dei prigionieri nelle montagne di Oggiono. Lei conosceva la zona così. Quindi faceva un bel percorso in treno. Ecco. Però sono rari quelli che anche nei diagrammi di Bacciagalupi sulle strade da percorrere, quelli che vengono da, diciamo, a sud di Bologna, ecco, per intenderci, no? Non si va in genere a sud di Bologna, a sud di Bologna non si va. Però restano. No, è un atteggiamento dei contadini che nessuno aveva preso in considerazione. Molti dicono, perché tu pensavi, non so, la mamma che pensava a suo figlio che girovagava per le lande dell'Unione Sovietica, e quindi che, ecco, queste cose, no? Che magari ci potevano anche stare, insomma, no? Ma quello che appare dalla ricerca di Absalon è proprio un atteggiamento positivo, umano, ecco, nei confronti di questi uomini in fuga, no? E alcuni se li sono ma guarda che ci sono alcune immagini che racconta Absalon, dove i contadini non è che sono lì tranquilli, hanno una paura bestia, insomma, no? Che arrivino tedeschi e fascisti e li trovino, li perquisiscono e così via. Però lo fanno. Sarebbe stata interessante un'analisi più approfondita di questo comportamento. Noi purtroppo, perlomeno io ritengo purtroppo, dobbiamo solo prendere atto di quello che è successo. Ormai questo mondo contadino non c'è più, difficilmente ci sono rimaste delle memorie, qualcosa ci è rimasto, ma molto poco, no? Lo testimonia un fatto semplice, che il lavoro che sta organizzando adesso l'Istituto Nazionale di Storia della Resistenza, il PARRI, ha le storie dei prigionieri in fuga e non ha le storie di chi li ha protetti. Dimmi, Nicola. Sì, a me sembra interessante considerare la complessità che tu spesso citi, no? delle varie condizioni, al di là di facili schieramenti, di facili interpretazioni legate alle macrostrutture che sono in ballo. Ma mi pare di poter considerare interessante anche l'aspetto che il contadino, figura complessa e articolata, comunque abbia visto e abbia toccato con mano, grazie alla sua anche capacità di pragmatismo, no? Che il regime comunque si è risolto in una beffa, che si è risolto in una ulteriore fregatura, per così dire, anche per loro, no? E a maggior ragione questo regime diventata Repubblica Sociale, insomma, che probabilmente non è che abbia fatto nessuno sforzo per cercare di agevolare la condizione del contadino anche in queste zone, e può essere che sia vissuta anche come una forma di appunto rendersi conto che erano stati abbastanza turlupinati fino a quel momento lì, ed era una manifestazione del loro afascismo, per non dire appunto che comunque stavano aprendo gli occhi. Si può leggere questa forma un po' così, un po' romanzato sul piano umano, o è possibile dare una struttura storica, storiografica? Ma non so, io per la mia esperienza, quello che ho, i dati, insomma, le purtroppo persone, testimonianze dirette su queste vicende non sono riuscite a trovarlo.
insomma, no? Però guardando nella nostra zona, da una parte il ceto sociale che viene interessato, in pianura vengono interessati settori sociali che non sono, diciamo così, politicizzati in maniera diretta, mm-hmm. no? Né che sono prevalentemente settori di fabbrica. Cioè le sorelle Villa Alecco sono l'esempio più classico, secondo me. Sono sorelle di una media piccola borghesia che al pomeriggio verso le 4 bevevano il loro rosolio, facevano la maglia, tutte queste cose qui, insomma, no? Che si mettono in ballo, accettano di essere un punto di riferimento per questi prigionieri. E tieni conto che queste cose vengono fatte da persone che non hanno alcuna esperienza di organizzazione, alcuna esperienza di compartimentazione, di sicurezza. Allora, come vengono prese queste sorelle Villa? Vengono prese dal fatto che arrivano, utilizzano i tedeschi degli ex prigionieri che hanno con loro, russi, slavi, non si è capito bene, che arrivano da loro e gli dicono: guarda, noi vorremmo andare in Svizzera, no? E queste qui gli aprono la porta e dicono: vabbè, allora, dai, tornate qui domani che vi organizziamo la cosa e andate in Svizzera. Il giorno dopo, quando arrivano, non arrivano solo loro, arrivano loro e tutta l'artiglieria, li catturano tutti, insomma. No? Cioè, quando vengono catturate, queste qui sono persone che raccontano tutto. Ma non perché, ma perché non si sono mai trovati. Il massimo forse che hanno avuto nella vita è stata una multa, e oggi direi una multa per divieto di sosta, ecco, cioè non hanno mai avuto problemi con le autorità, per intenderci, no? E loro sono, ma lasciano le firme dappertutto. Enzo Locatelli, no? Lo cercano. Ma non perché lui aveva nome di copertore, ma per cui lascia un biglietto a casa di un altro che hanno preso, firmato Enzo. Cioè, è un biglietto, due biglietti, tre biglietti, il quarto biglietto, lo hanno, cioè, sanno chi è, insomma. Cioè, c'è tutto questo ceto qui, in pianura. E in montagna hai persone che loro, lo Stato, l'hanno solo conosciuto attraverso il carabiniere che veniva a portargli la lettera della leva al figlio, oppure per via delle tasse. Per cui a un certo punto hanno questo tipo di atteggiamento prepolitico, io direi, proprio umano, di persone che aiutano di fronte a un regime che è crollato, di fronte alla fuga di tutto. Di fronte a queste persone che non parlano la loro lingua, tu pensa al problema dei neri. Questi qui devono portare i neri. C'è uno che dice: li bendavamo tutti, dicevamo che si erano feriti durante un bombardamento, quasi bruciati, eccetera. Perché vedete, portano in giro un nero e come fai? No? Ecco. Ma anche queste cose con semplicità, ecco, e il filo che lega tutte queste persone è questo elemento semplice, no? La Candido Fredi, una signora della poi arriva Eugenio, che della Valtalegge, insomma, no? Puoi chiamare la pastorella? Sì, ecco, chiama la pastorella, quella che portava in giro. E lei che stabilisce una relazione con un altro prigioniero che è fuggito e che è rimasto lì a coordinare gli altri. Ecco. E poi dopo hanno degli atteggiamenti umani nei confronti della situazione. Sono in fuga, io li aiuto, so i sentieri, glieli spiego, li porto con me. No?
E dagli interrogatori che sono arrivati a noi, sono nel fondo Osteria sempre a Nazionale, no? Vedi come questa gente è disarmante nei confronti dell'autorità, no? Quelle che si comportano meglio sono le donne, insomma, che io non so niente, non c'ero, ero lì, l'ho aiutato. Ecco, non entrano in tutta una serie di particolari e così. È l'umanità. Io credo che sia la più bella espressione che si possa trovare all'interno di una guerra, delle persone che in maniera disinteressata, a mio modo, in maniera completa, si sono dati a questa roba qua. Dimmi, Eugenio. No, niente. Ho scritto la domanda. Che grado di segretezza avevano queste organizzazioni? Io leggo. Io non leggo niente, l'hai letta tu, Nicola, va bene? Praticamente nessuna. Non risultano nomi di copertura, salvo per qualcuno del centro, ma il resto non avevano praticamente numeri di copertura, si conoscevano tutti, e per cui quando iniziano a fare i rastrellamenti in genere finiscono per prendere tutto il gruppo, no? E ne scampano solo pochissimi, proprio perché non è a parte che anche, cioè, io ho sempre in mente una lettera a proposito di segretezza di un partigiano della Valtalegio. A fine guerra c'è un responsabile del Partito Comunista che si incarica di raccogliere le fotografie, tutte le informazioni possibili della presenza partigiana in Valtalegio. E lui scrive a questo responsabile, gli dice: guarda, io, a dire la verità, avevo scattato tante foto quando eravamo in montagna, ce l'avevo sul rullino della macchina fotografica, poi quando mi hanno catturato i fascisti mi hanno portato via il rullino. Ecco, noi abbiamo in mente le certe forme di compartimentazione, di organizzazione, che non sono mai state attuate poi nella pratica, perché non erano forme conosciute, perché solamente alcuni uomini che hanno passato il fascismo in clandestinità o all'estero e così via avevano questi tipi di atteggiamenti. Ma le persone che dopo l'8 settembre fanno qualunque cosa non hanno questo sapere che è stato accumulato negli anni. Peggio ancora questi qui, questi di queste organizzazioni, ma non neanche, cioè, non sapevano proprio niente di organizzazione, sapevano tutti quello che facevano e così via, cioè che a Bellano Don Rovelli e il suo coadiuttore Don Luigi Lissoni erano un punto di riferimento per tutti quelli che cercavano di attraversare il lago e andare verso la Svizzera, lo sapevano più o meno tutti, insomma, non era, tant'è che poi anche i preti devono a volte prendere su e scappare perché la tonaca non li difende fino a un certo punto, e gli altri vengono presi, insomma, cioè Giuseppe Bacciagalluppi
viene preso e finisce a San Vittore e fa una fuga rocambolesca che esce da una porticina del carcere. No, ecco. Però li prendono. No, non c'erano queste cose. Queste cose sono cose che ce le abbiamo noi nella nostra mente, insomma, che c'era questa roba qua. Ma anche vecchi come posso dire, vecchi uomini del partito, a volte a Lecco ci sono alcune persone che sono catturate perché un vecchio esponente del partito, Brambilla, lascia in giro i bigliettini, insomma, col suo nome e cognome, per cui li vanno a prendere poi, ecco. Forza Giovanni, quello che ti ho lasciato qua, firmato Brambilla, cioè queste cose non gli passava neanche per la testa, credo. Cioè, io l'unica persona con cui sono riuscito a parlare era il figlio di Enzo Locatelli, no? Che è vivo tuttora, e lui, appunto, di suo padre, diceva no, mio padre era una persona normale, era un impiegato che faceva queste cose qui. Poi è finita la guerra, lui ha cambiato mestiere, vabbè, ha fatto altre cose e così via, però non, figuriamoci se c'era un problema di compartimentazione. Cioè abbiamo un'idea di queste cose qua che è troppo da film, che invece purtroppo, tragicamente, la realtà era diversa. E quindi c'era, oltre alla incapacità proprio di reggere agli interrogatori. Guardate, non si tratta di tortura o di non tortura, no? Si tratta proprio di, perché poi ci sono le relazioni, ci sono alcune relazioni che sono fatte proprio in corsivo, le hanno scritte, insomma, cioè non sapevano come comportarsi. Poi ti trovi l'ambulante che per tutta una serie di motivi ha avuto a che fare con la legge, no? E quindi quando lo mettono di fronte, cioè tu questo qui lo conoscevi per forza, c'è scritto il tuo nome, e lui, io quello lì, mai visto. Ecco, questo qui che aveva subito alcune condanne, che si era trovato per furti, una vita a volte borderline tra la legalità e l'illegalità, per cui era stato arrestato varie volte, questo qui, sapeva comportarsi, alcuni di loro avevano delle facce di tolla che erano incredibili, insomma, ma perché? Ma perché avevano vissuto determinate esperienze, perché dovevano navigare guardandosi continuamente le spalle, perché, ecco, questa gente no, Enzo Locatelli andava a lavorare tutti i giorni, insomma. Poi vabbè, faceva i viaggi, dato che lui viaggiava, nella borsa ci metteva dentro anche altre cose, oltre agli attrezzi di lavoro, ecco. Ma sostanzialmente lui era un impiegato che faceva il suo lavoro, insomma, non aveva mai avuto atteggiamento. Quindi il disastro, quando come a Calozio, certo, hanno portato lì la spia, hanno fatto, cioè i tedeschi hanno messo, erano mica stupidi, insomma, no? Hanno messo in campo tante cose. Però alla fine della fiera, questi qui, quando hanno tirato sulla rete, hanno preso proprio tutti senza bisogno di diventare matti, insomma, no? Raccontano, perché anche qui bisogna stare attenti su queste cose qui, ma il Cattaneo, il panettiere faceva il panettiere lì di Olgiate, e lui si presenta, va là e gli dice: ma mi state cercando? E quelli lì dicono: è proprio vero che ci stiamo cercando. Solo che poverino, poi dopo lui dai campi di concentramento non ritorna, no?